Un saluto da Gerardo Paterna per RTV. Oggi altra intervista, parliamo di professionalità emergenti, parliamo di Property Finder, ne parliamo ovviamente con una Property Finder d'eccezione. In studio infatti abbiamo Monica Novak, che è anche titolare di agenzia Latena Immobiliare di Cecina in Toscana, giusto? Esatto. Perfetto, grazie Monica per essere intervenuta. Grazie a voi. Bene, allora Monica, cominciamo a parlare subito di queste nuove specializzazioni che cominciano da un po' di tempo oramai a farsi strada nel real estate italiano. Allora, il Property Finder, il PF, è tra queste. Quanto è maturo secondo te il mercato per comprendere bene e sposare questo servizio e che tipo di scenari evolutivi vedi? Allora, io credo che siamo partiti qualche anno fa molto lentamente perché diciamo questa figura professionale da noi non era ancora conosciuta, è comunque una figura che è nata in America già dagli anni 90, quindi da noi sta arrivando ora, diciamo, siamo ancora in fase di sperimentazione. Io è 2 anni che sto facendo questa specializzazione, da 2 anni che mi sono specializzata. Io comunque sono un agente immobiliare, poi specializzato in Property Finder, dal 96 che faccio questo mestiere, e però ho sentito di voler specializzarmi, di dare un servizio, diciamo, un servizio più mirato, un servizio diciamo più dove posso seguire l'acquirente, lo posso seguire per bene e vado a cercare una casa, diciamo, su misura. È un servizio di un livello diverso, un pochino più alto, sì, diverso. Quindi, dicevo, dicevo, secondo me ora il mercato è maturo, siamo in un momento di grossi cambiamenti, sì. Perché negli ultimi anni il nostro lavoro è cambiato tantissimo, anch'io sono partita facendo un agente immobiliare tradizionale per poi andare a specializzarmi, però io credo che ora come ora siamo nel momento giusto, anche perché il cliente, proprio perché siamo in una fase di grossi cambiamenti dopo una crisi abbastanza profonda, ne stiamo uscendo, il mercato è ripreso, vendite si fanno, credo un po' tutti, no? Diciamo la stessa cosa. E credo che il cliente oggi come oggi cerca un servizio più personalizzato, più su misura, con un rapporto più stretto con il suo agente immobiliare che diventa un consulente personale poi alla fine, e credo che il cliente di oggi è un cliente diciamo più esigente che cerca la qualità, la professionalità. Credo in questo, sì. Ho riscontrato comunque in questi 2 anni una crescita importante. Quindi, insomma, agente immobiliare abilitato che diciamo ha vestito, ha creato un vestito, ha creato un'interpretazione a sua misura di questa professione, dove la qualità ovviamente, come sempre, paga. Esatto. Parlando di qualità, quindi, allora, quali sono i vantaggi per il cliente acquirente nel relazionarsi con un property finder? Sì. Ma vantaggi sono diversi, anche perché un property finder si dedica esclusivamente al cliente acquirente, quindi il cliente acquirente che arriva da me è sicuro che io dedico il mio tempo completamente, diciamo, alla ricerca della sua casa desiderata, quindi non ho altri 20 clienti, no? Quindi è una cosa più mirata e è proprio quello che piace. Quindi il cliente acquirente diciamo che ha la percezione di tutto quello che succede tutti i giorni, perché passiamo le informazioni di quello che abbiamo trovato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo visitato per lui, diventa un rapporto giornaliero poi alla fine, no? Molto di fiducia, e quindi si trova un agente personale, un property finder personale che lavora per lui. Sono incarichi di ricerca che vengano firmati tra
clienti acquirenti e Property Finder sono comunque incarichi che durano massimo 2-3 mesi e se è un bravo Property Finder ovviamente a casa desiderata la trova. Però, ripeto, è un servizio superiore, quindi è molto più personale. Sì. Bene. Allora, tu in che zona operi? Io opero nella zona della Toscana, sì, lungo la costa degli Etruschi. Quindi parliamo di Bolgheri, parliamo di Castagneto Carducci, parliamo di Castelloncello sul mare, tutti postacci, zone molto belle che amo, 25 anni che vivo in Toscana perché non sono della Toscana. Così ho letto dal tuo curriculum, sì. Poi l'accento sì, invece diciamo che può ingannare. Sì, ormai sono tanti anni, sì. Sì, sì, sì. E quindi io l'amo proprio, io la vendo la Toscana, sì, no? Quindi il cliente che arriva da me è un cliente che cerca non solamente rustico, la villa sul mare o in campagna, ma cerca anche un certo stile di vita, quindi certo, i vini pregiati, la vista sul mare, la vista sulla Toscana, sulla campagna toscana, quindi insomma è tutto un pacchetto, sì, no, che viene. Quindi io anche nel proporre il mio servizio punto molto sul fatto che sono in una zona, sì, diciamo privilegiata. Sì, okay. Sì, sì. Quindi tu hai clienti sia stranieri, ma hai anche clienti italiani, clienti, sì, di Milano, sì, sì, clienti che arrivano comunque dalle aree metropolitane e che individuano quella zona, sì, come una zona da seconda cambio casa, vita, da buon ritiro, sì, esatto, da cambiamento di vita. Esatto. So che però lavori, diciamo, nell'ambito anche di un network nazionale, sì, di Property Finder. Quindi ci racconti? Sì, io sono associata alla prima ed unica rete italiana di property finding che si chiama Desiderare Property Finder. Siamo vari associati, ognuno nelle città diverse, ognuno abbiamo la nostra zona dove mettiamo in pratica, diciamo, la nostra professione. È un progetto molto bello, molto importante. E cosa c'è di bello? Che siamo, diciamo, una famiglia, no, tra virgolette. Certo. Quanti siete? Abbiamo, siamo 11. 11. Abbiamo una dimensione. Sì, ti consente di ritrovarvi intorno a un tavolo. Sì, eh? Sì, sì, no, è molto bello perché poi facciamo queste riunioni dove ovviamente non si parla solo del lavoro, ma mangiamo insieme, no? Cioè, certo. Quindi è bello, è molto bello perché ci scambiamo, è un scambio continuo, uno scambio continuo di esperienze, di progetti che portiamo avanti, è una crescita continua. Bello è perché la facciamo insieme. Certo. Quindi, tu di fatto collabori comunque anche con gli agenti immobiliari, sì, perché sì, voglio dire, gli agenti la immobiliari base possono essere coloro che poi ti segnalano l'immobile esatto, più idoneo per il tuo cliente, corretto? Sì, allora io diciamo che la base del mio lavoro è proprio la collaborazione con altri, okay, agenti immobiliari, quindi questo per me è fondamentale. Io sono una che condivido molto e sposo molto l'idea di collaborazione, ripeto, per me è fondamentale anche perché io è vero che ho anche un'agenzia immobiliare, ma non è detto che posso avere io tutti i mobili. Beh, certo, nel immagino, proprio portafoglio, immagino. E quindi vado a cercare, contatto altre agenzie, cerco l'immobile giusto perché diciamo che il mio scopo è arrivare a trovare la casa desiderata. Esatto. Quindi, ottimo. E quindi per me il collega è fondamentale, ottimo, quindi si crea proprio questa una buona sinergia. Sì, sì. Bene, quindi allora che si tratti di un cliente acquirente o magari anche di un agente immobiliare che vuole creare una sinergia stabile con Monica, come si fa a contattare Monica Novak? Allora, potete contattare anche dal sito direttamente che è www.monicanovak.com, tutto con la K. Monica con la K, Novak con la K. Ok. E lì trovate tutte le informazioni. Okay.
possono entrare in contatto con te. Sì, ecco. Sì. Se no c'è la rete di Desiderare Property Finding, che anche lì c'è il suo sito di www.desiderarepropertyfinding.com. Benissimo, anche oggi abbiamo imparato cose nuove. Grazie mille. Grazie a Monica. Te, Gerardo. Benissimo. Allora, quindi siamo arrivati in conclusione. Ci salutiamo in attesa della prossima intervista, sempre qui su Rai TV. Quindi da Monica con la K e da Gerardo un saluto a tutti, a presto.